Torna dopo 3 anni di assenza il Festival dell'Oriente alla Mostra d'Oltremare. Per 2 weekend, sabato 10 e domenica 11 e sabato 17 e domenica 18 settembre dalle 10 alle 22.30, i padiglioni del polo fieristico di Fuorigrotta ospiteranno stand, esibizioni e rituali tipici di quei luoghi. Un percorso interattivo e coinvolgente alla scoperta della cultura e delle tradizioni orientali. Mostre fotografiche, gastronomia, spettacoli folcloristici, danze e arti marziali si alterneranno nelle numerose aree tematiche dedicate ai vari paesi. Il Festival dell'Oriente non è solo un festival commerciale, non è solo un festival che riguarda insomma tanti punti ristoro, è anche un festival che è soprattutto un festival che vuole portare la cultura, gli spettacoli, il folklore, tutto quello che c'è di bello dei paesi del Sollevante qui da noi in Italia. Noi siamo contenti di presentarvi le novità che ovviamente vedrete nel corso dei 2 fine settimana nella la Mostra d'Oltremare di Napoli, che riguardano soprattutto il pubblico, quindi il pubblico sarà protagonista. Sarà possibile interagire e sperimentare gratuitamente decine di terapie tradizionali, visitare il settore dedicato alla salute e al benessere, con aree sui trattamenti olistici e le discipline bionaturali. Un appuntamento tanto atteso, di rilevanza nazionale, le prevendite testimoniano questa attesa dovuta allo stop forzato dei 2 anni, una fiera che coinvolge tutti gli spazi della Mostra d'Oltremare che la attraversa nel quartiere fieristico, quindi avremo modo di esplorare le bellezze dell'Oriente all'interno della mostra in questi 2 weekend. Tra le attività a cui assistere la vestizione del kimono, i tamburi di guerra giapponesi, la cerimonia del tè e decine di esibizioni che si terranno sui 4 palchi del festival con la partecipazione di artisti da tutto il mondo. Un evento che metterà le persone che lo visitano in contatto con la spiritualità, le tradizioni, ma anche quelle che sono le tradizioni enogastronomiche di 18 paesi dell'Oriente. Ed è davvero per noi un grande piacere non soltanto ospitare questa fiera, ma anche che venga rilanciata in questa maniera l'identità e la funzione della Mostra d'Oltremare, che è quella appunto di ente fieristico che deve essere non solo in riferimento per il Mezzogiorno, ma anche per tutto il Mediterraneo e per tutto il nostro paese. Ovviamente sul nostro sito festivaldelloriente.it c'è tutta la lista completa dei corsi gratuiti assolutamente che il pubblico potrà fare.